Buongiorno, mi chiamo Gianluca Molla e sono il presidente del corso di laurea magistrale in biotecnologie molecolari e industriali che viene erogato dal Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell'Università dell'Insubria. Si tratta di un corso di laurea magistrale della durata di 2 anni e appartenente alla classe delle lauree magistrali LM8 in biotecnologie industriali. Perché studiare e interessarsi di biotecnologie molecolari e industriali? Beh, biotecnologia innanzitutto significa utilizzare ciò che la natura propone, dalle proteine, dalle piccole molecole, agli organismi pluricellulari, per poter migliorare il benessere dell'uomo, dell'ambiente, degli animali. Noi ci troviamo attualmente di fronte a una serie di sfide veramente importanti, sia dal punto di vista medico, per esempio la necessità di mettere a punto nuovi approcci terapeutici, nuove medicine, nuovi farmaci, sia dal punto di vista industriale, cioè la necessità di trovare nuove fonti di energia rinnovabile, piuttosto che la messa a punto di nuovi processi ecosostenibili, e anche dal punto di vista ambientale, per esempio la necessità di rimuovere dall'ambiente sostanze nocive, le plastiche per esempio, gli erbicidi, le diossine. Tutti questi problemi, queste sfide in realtà rappresentano delle opportunità per i biotecnologi, perché attraverso un approccio biotecnologico è possibile trovare una soluzione a questi problemi, quindi sviluppare nuovi farmaci, nuovi biofarmaci, nuovi biomateriali, nuovi processi sostenibili, nuovi esempi di economia circolare. Il settore biotech è un settore in forte crescita, con numeri in doppia cifra. L'incremento di fatturato, infatti, fra il 18 e il 19, che sono gli anni su cui abbiamo gli ultimi dati, è del 16% e l'incremento degli investimenti è stato del più 17%. Numeri simili si osservano anche per l'incremento delle persone assunte in questo settore, con un incremento del 15% degli addetti. Tenete presente che il settore biotech è il settore industriale che impiega più persone laureate. Infatti, il 70% delle persone assunte da aziende biotech possiede un titolo di laurea o un titolo superiore, per esempio un master o un titolo di dottorato. Noi ci troviamo fortunatamente anche in una regione, la Lombardia, nella quale risiedono circa il 30% delle imprese biotech italiane, e queste 30% di imprese in realtà produce il 50% del fatturato complessivo in campo biotech nazionale. Io ricordo però ai nostri studenti, ai nostri futuri biotecnologi, di avere una visione anche un po' ampia rispetto al territorio, di considerare comunque come opportunità professionali anche la possibilità di lavorare all'estero, in Europa o, perché no, in un'altra parte del mondo come gli Stati Uniti, Nord America, l'Asia. Quali sono le figure professionali che formiamo durante il nostro corso di studi? Un biotecnologo deve essere un professionista versatile, perché la versatilità è una delle caratteristiche principali delle biotecnologie. Infatti, esistono biotecnologie che si dedicano prevalentemente alla salute dell'uomo, le red biotechnologies, biotecnologie che invece si interessano prevalentemente a processi produttivi, quindi le white biotechnologies, e così via. All'interno di tutte queste declinazioni delle biotecnologie troviamo diverse figure professionali anche molto differenti tra loro. Noi quindi formiamo persone, professioniste che siano in grado di gestire attività di ricerca, sia in persona oppure di team, che sappiano anche gestire processi biotecnologici all'interno di aziende, che sappiano mettere a disposizione le loro conoscenze per svolgere funzioni di consulenti in ambito commerciale, nella valutazione dell'impatto economico-finanziario di processi biotech,
oppure per la comunicazione scientifica, oppure perché no, che diventino imprenditori di se stessi e fondino delle start-up, delle aziende biotecnologiche. Inoltre, un biotecnologo può svolgere una funzione divulgativa, può essere un insegnante, un formatore a diversi livelli e ricordo che un laureato magistrale in biotecnologie può iscriversi all'albo dei biologi, all'albo professionale dei biologi, previo superamento di un esame di Stato. Il motto del nostro corso di studi è sapere, saper fare e saper essere. Cosa significano questi tre concetti? Beh, sapere significa che un biotecnologo deve conoscere approfonditamente vari aspetti di base e avanzati delle biotecnologie in generale. Però le biotecnologie stesse richiedono la capacità di applicare le conoscenze acquisite. Questo obiettivo formativo viene raggiunto nel nostro corso di studi grazie a numerose attività di laboratorio pratico che sono inserite nei diversi insegnamenti e grazie anche al tirocinio che prepara poi la tesi finale. Inoltre, estremamente importante è anche saper essere, cioè acquisire quelle competenze trasversali che permettono poi a un biotecnologo di inserirsi attivamente in modo positivo in un ambiente di lavoro dinamico come quelli che si incontrano in campo biotecnologico e quindi la capacità di inserirsi anche in un team di ricerca che potrebbe essere, come spesso accade, anche internazionale. I punti di forza del corso di biotecnologie molecolari e industriali sono sicuramente l'elevato numero di docenti rispetto agli studenti, docenti altamente qualificati. Questo significa che gli studenti sono seguiti attentamente e da vicino, anche per la presenza di tutor, cioè di persone che effettivamente possono attivarsi nel caso insorgano difficoltà durante il percorso formativo dello studente stesso. Inoltre, noi forniamo delle borse di studio per gli studenti meritevoli, abbiamo un numero molto elevato di laboratori pratici, ricordiamo che gli studenti devono anche svolgere un periodo di 9 mesi presso un laboratorio dell'università stessa, oppure anche all'esterno o addirittura all'estero per preparare la loro tesi di laurea sperimentale, e questo è molto importante per la loro formazione come biotecnologi. E per ultimo, ma non meno importante, il corso di laurea in biotecnologie molecolari e industriali ha un elevato tasso di internazionalizzazione. Infatti, il secondo anno del nostro corso di studi è erogato completamente in lingua inglese. Inoltre, noi stimoliamo i nostri studenti ad applicare ai bandi Erasmus in modo che possano svolgere parte del loro periodo formativo all'estero e anche eventualmente svolgere la loro tesi di laurea presso un laboratorio europeo oppure presso un'università svizzera con la quale abbiamo degli accordi di scambio. Un altro punto molto importante è la possibilità di svolgere tutto il secondo anno presso l'University of Chemistry and Technology di Praga. Questo consente agli studenti meritevoli di conseguire due titoli di studio contemporaneamente, il titolo di studio italiano erogato dall'Università dell'Insubria e un titolo di studio ceco erogato dall'Università di Praga. Possono iscriversi al nostro corso di studi tutti gli studenti che possiedono un titolo di studio triennale in biotecnologie o scienze biologiche o comunque un altro titolo di primo livello conseguito in Italia o all'estero. L'ammissione al nostro corso richiede il superamento di un colloquio durante il quale noi valutiamo la preparazione iniziale dello studente. Un aspetto molto importante è che voi potete preiscrivervi e frequentare il primo semestre del nostro corso di studi anche se non avete ancora conseguito formalmente il titolo di laurea triennale. Poi, una volta che avete conseguito il titolo, potrete perfezionare l'iscrizione. Tutte
Tutte le informazioni che vi ho dato e molte altre le potete trovare sul nostro sito e nel caso di domande specifiche potete scrivere direttamente al sottoscritto oppure alla segreteria didattica. Vi aspetto numerosi per iniziare insieme un nuovo anno accademico. A presto!